Il contingente americano in Afghanistan resta immutato fino alla fine dell'anno. Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha incontrato il capo di Stato afghano, Ashraf Ghani, in visita per 5 giorni negli USA e ha confermato la decisione di mantenere tutti i 9.800 soldati per il 2015. Well, first of all, I think it's important, Leo, to remember... È importante ricordare la tempistica del ritiro delle truppe dall'ambasciata. La data per la normalizzazione della nostra presenza in Afghanistan resta la fine del 2016, ha detto. Questo non è cambiato. The end of 2016. Una decisione che si accompagna a nuovi stanziamenti per l'esercito afghano, garantendo la sicurezza nel paese ancora per un anno e mezzo. Sono lieto di poter dire che la partenza del contingente internazionale di 120.000 uomini non porterà ad un vuoto della sicurezza né al collasso che si poteva temere, ha detto Ghani. Quella ottenuta da Ghani è una modifica significativa del programma della Casa Bianca, che prevedeva inizialmente di ritirare metà delle truppe entro la fine dell'anno. Ma nel nuovo contesto regionale, con il tentativo di espansione dello jihadismo dell'autoproclamato Stato Islamico, la decisione è stata caldeggiata dagli stessi vertici militari americani.